Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Oggi rubrica vaping, scoppio d'oro e svapo. Andremo a parlare di un liquido in voga al momento. Questo liquido è il Burdel. Enjoy Svapo ci presenta il suo nuovo liquido in collaborazione con il Santone dello Svapo, il Burdel, che vuol dire ragazzi. Quindi ragazzi, abbiamo un nuovo liquido del Santone dello Svapo, il Burdel, classica composizione di 20 ml d'aroma che si andranno ad aggiungere alla base, alla nicotina, preferenza. Packaging ragazzi, devastante, veramente il packaging fatto veramente bene, a me piace tantissimo vedere il Santone in primo piano, Scarfi, la Sisca, Carrara, tutti i personaggi tra virgolette del Santone. Molto figo, mi piace tanto il packaging, semplice ma allo stesso tempo elegante. Devo dire che forse è uno dei packaging, dei liquidi del Santone che mi piace di più, anche se quello del croccantissimo spacca anche quello. Liquido maturato una settimana, quindi il colore ha preso un bel giallino. E niente, dovrebbe essere vaniglia, castar, tobacco. Una revisitazione del VCT. Allora, andandolo ad annusare, io sento un sacco, ma veramente tantissimo, la vaniglia. La vaniglia è proprio la cosa che si sente tantissimo. Allora, andiamo a provarlo su due dispositivi. Uno è il Vampire e uno è il Goon. Perché ho sentito che questo liquido va usato più in cloud o in flavor, piuttosto che un tiro da guancia. Io andrò a utilizzarlo con un tiro da guancia, andrò a utilizzarlo in cloud per vedere se effettivamente cambia il liquido. Vediamo come si comporta. Ma l'odore è praticamente vaniglia. Allora partiamo con il tiro da guancia, il Vampire. Allora, premetto che il Vampire come tiro di guancia, il cotone non si riempie bene perché il Vampire succhia tutto, quello, qualsiasi cosa deve succhiare lo succhia, 50-50, 80-20, non gliene frega niente, lui succhia. Quindi il cotone è sempre bello bagnato. Si sente la vaniglia. Tabacco non si sente, ma si sente un retrogusto. Detto dal Santone dello Svapo, sembra speziato. Non si capisce bene lo speziato, cosa voglia dire. Penso che lo speziato sia la parte tabaccosa, che sia questo tabacco che non si sente. Però io lo sento quando lo rilascio. Quando rilascio il vapore sento questa nota un pochettino tabaccosa di sottofondo. E la vaniglia si sente tanto. Non lo trovo malissimo, eh. Qua dentro non lo trovo male. Andiamo a provarlo in cloud, vediamo. Mamma mia. Andiamo a dripparcelo ancora, ma in cloud, ragazzi, sembra svapabile. Ragazzi, in cloud è insvapabile questo liquido. Madonna. No, non ci siamo. Allora, stiamo calmi un attimo perché qua la situazione è critica. Che schifo. Allora, partiamo da una cosa.
Ci assomiglia al VCT, ma non è un VCT. Quindi per cortesia, non paragoniamolo a un VCT. Per cortesia, non offendiamo il VCT. Perché questo secondo me è un'offesa al VCT. Non assomiglia al VCT. Ci si avvicina vagamente, ma non è un VCT. VCT è una spanna sopra, due, tre spanne sopra. In Claude è insvapabile. Io in Claude non lo svaperò sicuramente. Il Vampire, che è un atomizzatore esagerato, veramente, che arriverà anche la recensione del Vampire perché è veramente un atomizzatore che merita. Nel Vampire lo si gusta un po' di più, quanto detto da tutti, non puoi svaparlo di guancia, di guancia è amaro, ne hanno inventate veramente di cose. Ne ho sentite su sto liquido, di cavolate sparate che si sente l'amaro, non si sente l'amaro. Io di amaro non sento niente, qua dentro l'unica cosa che non si può sentire è l'amaro perché è un liquido dolce, perché la vaniglia è dolcissima. Allora, è un liquido alla vaniglia, punto. Punto. Un po' speziato dal tabacco, ci può stare, ok? Non è assolutamente un VCT. È un liquido che io non consiglio assolutamente all'acquisto. A sto giro, a parer mio, il Santone ha sbagliato qualcosa. Io metto a confronto questo liquido con quelli che lui ha creato prima e l'MK Ultra, l'MK47 sono dei liquidi buonissimi a livello tabaccoso. L'MK Ultra è uno di quei pochi liquidi che sulla billet rende tantissimo e vada Dio. Il croccantissimo, a parer mio, è stato un popcorn rivoluzionario nel mondo dello svapo, infatti per me rimane uno dei liquidi più buoni al popcorn, il croccantissimo, a differenza dello Steep Up Dees che era troppo burroso e della Loyd Popcorn che era troppo dolce, il croccantissimo è una via di mezzo tra popcorn salato e burroso, ma che completava proprio il cerchio, lì ha fatto un ottimo lavoro. Qua sul Burdel si è andato a perdere qualcosa. Qua abbiamo veramente un liquido pessimo. Pessimo perché questo è un liquido riuscito veramente male. È uscito veramente male questo liquido. Perché se io devo comprare un liquido alla vaniglia, mi vado a prendere un Killer Custard. Ho un fa custard. Non mi vado a prendere di certo un burdel. Se mi devo prendere un liquido che sa di VCT, mi vado a prendere il VCT. Per quanto mi riguarda, già i liquidi che vengono riprodotti, esempio in questo caso ho cercato di riprodurre il VCT, per quanto mi riguarda già andiamo male. Perché un liquido deve essere innovativo, deve essere diverso. Non deve prendere ispirazione a nessun altro liquido, deve essere a sé stante. Ok? Questo è il mio parere. Un liquido deve essere a sé stante. Cioè, vi faccio un piccolo esempio. È come prendere un atomizzatore, riprodurlo e cambiandogli il nome. Cioè, questa cosa qua non ha niente di innovativo, perché già esiste, già c'è. Il VCT già c'è. Ok? L'MK Ultra non c'era. L'MK Ultra non c'era. Il croccantissimo non c'era. Il Burdel è una copia di un VCT venuta male, ma molto male. Cioè, non me lo puoi paragonare a VCT. Non è un VCT. Veramente. Da guancia è più buono. Da guancia è più buono, ma in Claude non si può svapare, è insvapabile. Madonna. In Claude non si può svapare, cioè questo era un liquido nato per il Claude, ma non si può svapare in Claude, fa schifo. Scusatemi, ma fa schifo. Cioè io ho tutta sta hype dietro a sto burdel. Io l'ho portato sul canale perché c'è hype, perché è liquido appena uscito del personaggio, ci sta, tutto quello che volete. Però
Però ragazzi, le cose vanno dette chiaro e tondo, sto liquido è penoso, cioè io non so come riuscite a svapare una roba del genere. No, in Claude io non riesco a svaparla, sarà il mio gusto personale, ma io non riesco a svaparla in Claude. Da guancia sul Vampire lo preferisco. Lo preferisco, ma non è buono, cioè non è quel liquido che tu dici cacchio. È una novità, cacchio è buono, cacchio ti rimane in bocca, cioè fa paura, no? Non fa paura per niente. Penso che sia veramente uno dei liquidi del Santone peggio riusciti, ma veramente peggio riusciti. Mi dispiace dirlo perché io avevo grandi aspettative sul Burdel. Io ho speso dei soldi sul Burdel perché pensavo che era un liquido alla vaniglia, tabacco un po' più bilanciato, un po' più cioè dove secondo me io avrei tirato più fuori la parte del tabacco, rendere un tabacco vanigliato, ma invece cercando di riprodurre il VCT qualcosa è andato storto, qualcosa è andato storto perché al VCT ci assomiglia ben poco. Quindi io do due voti. Sempre il mio parere personale, poi ovviamente. Però do due voti. Uno, quello in Claude non lo voto neanche perché tanto non lo voto. Da guancia gli do un 6 più, 6 e mezzo. Perché comunque da guancia è più buono nel Vampire. Come lo svapo io, è più buono, rende molto bene, però non è questo gran liquido che va acquistato per forza. Do un voto di provocazione a questo liquido, che è zero. Perché zero? Perché uno, un liquido che è una copia di un altro liquido per me è da bocciare, a priori, perché non è niente di innovativo. Primo punto. Secondo punto, non è un liquido alla vaniglia che è buono. Cioè, sì, è vaniglia, ma non è quella vaniglia come vaniglia Caster che te la gusti, ti piace svaparla. Questa ti stufa. 3. Io penso che un liquido deve stare bene da Claude, deve stare bene a Mesh, deve stare bene da guancia, deve stare bene dove cacchio lo metti. Cioè, uno non può comprarti 10.000 atomizzatori per svapare un liquido. Cioè, quel povero cristiano che ha un semplice atomizzatore e si vuole comprare il burdel deve rendere in quell'atomizzatore. È inutile che ci giriamo tanto intorno, ragazzi. Cioè, la pasta, se io la faccio con la De Cecco, la faccio con la Barilla, ma la pasta comunque sia deve uscire in quel modo lì. Più o meno, ma comunque verrà buona. Io non posso comprare un liquido pensando all'atomizzatore che io uso perché sennò quel liquido lì non rende. Cioè, se io lo voglio svapare di guancia, me lo faccio 50 e 50, me lo svapo di guancia. Adesso il mondo dello svapo è cambiato. Con questa tipologia di liquidi scomposti, uno ha 20 ml di aroma e può decidere se farsi il 50 e 50, il 70 e 30 o l'80 e 20. A discrezione di chi lo utilizza. E io dico questo. Il liquido, se io lo faccio 50-50, 70-30, 80-20, me lo voglio svapare in serie, me lo voglio svapare in single coil, me lo voglio svapare in cloud chasing, me lo voglio svapare da guancia, me lo voglio svapare a mesh, me lo voglio svapare a flavor, come cacchio voglio io, il liquido deve rendere in qualsiasi dispositivo. Perché questo è un liquido generico, non è un tabaccoso, che allora tu mi dici, questo è un tabaccoso da cloud chasing. Però anche se lo metti da guancia va bene. Stessa cosa, se un liquido da guancia me lo metti in cloud chasing va bene. Cambieranno delle note, ma non fa schifo. Cioè, ragazzi, questo lo metti qua dentro. Magari io non l'ho provato a mesh, magari lo metti a mesh e funziona meglio, ma sicuramente. Però se lo metti in cloud chasing, sto liquido fa schifo. Cioè, a me non piace. Da guancia mi piace. Qua nel Vampire mi piace. Però non supera il 6,5.
perché non è un'innovazione, non è niente che non c'era già sul mercato. E niente, ragazzi, mi dispiace per questa recensione un po' così, un po' decisa, diciamo, come posizione, però spero che abbiate capito il mio discorso, cioè qual è. E niente, io il Pole vi saluto, vi mando un bacio, alla prossima.